Che cosa dobbiamo fare? Questa è la domanda che la gente fa a Giovanni Battista, perché lui è un testimone, perché la sua vita fa venire delle domande, perché lui non è come quei sacerdoti del Tempio di Gerusalemme con vesti sontuose, pieni di soldi, che si arricchivano alle spalle della gente. Lui vive povero, in un deserto, senza niente. La sua vita era una predica, era una vita che faceva venire delle domande, perché Giovanni era un testimone. La gente ha bisogno di testimoni, di persone che parlino con la vita. E allora io volevo parlarvi di un testimone. È stato pubblicato questo bel libro, Preti in fabbrica, operai nella chiesa. E tra queste testimonianze c'è la testimonianza di Don Beppe. Volevo leggervi le sue parole, qualche parola della sua testimonianza di prete operaio. Perché Don Beppe è un testimone. È uno che ha sempre fatto venire delle domande, più che con le sue parole, con i suoi gesti. Così racconta Don Beppe Ghirardo. Cresciuto in una semplice famiglia della campagna torinese, ai confini con la provincia di Cuneo, dopo la terza media aiutavo la famiglia nei lavori di campagna, in attesa della possibilità di ottenere il libretto di lavoro ed entrare in fabbrica. Nel 1961, a 18 anni, ho trovato il primo impiego, agognato per i giovani di allora, presso la Fiat di Mirafiori, come addetto alla catena di montaggio delle sospensioni della 500. Le stesse mansioni mi furono affidate quando fui trasferito nel nuovo stabilimento Fiat di Rivalta, inaugurato nel 1967. Assiduo frequentatore della parrocchia di Borgo Salsasio a Carmagnola, in quegli anni scoprì il movimento giovanile della Gioca, appena fondato in Torino da alcuni preti operai. Il mio viceparroco, Don Silvio Caretto, aveva da poco dato vita a un gruppo del movimento in parrocchia, coinvolgendo noi giovani operai nel cammino della revisione di vita, come primo momento di riflessione, presa di coscienza sulle sfide che il lavoro di fabbrica sottoponeva alla nostra fede. Il parroco, Don Michele Sanino, prestava attenzione a questa esperienza, sostenendoci e favorendo in ogni modo la nostra partecipazione nelle scelte parrocchiali riguardanti il mondo giovanile. Il tutto avveniva in una chiesetta periferica, la chiesa in legno, dedicata a San Francesco, dove operava e viveva Don Silvio, divenuto nel frattempo prete operaio in una ditta poco lontana dalla nostra città. Il collegamento con altri gruppi della GIOC di Torino ci permetteva di arricchire la nostra visione di giovani operai cristiani, pienamente inseriti sia nella vita di fabbrica sia nella vita comunitaria della parrocchia. Nel frattempo venni trasferito alla Fiat Exceed di Carmagnola. Ero poco lontano da casa e soprattutto potevo stabilire relazioni più fruttuose con i compagni di lavoro, giovani della zona o della mia parrocchia che incontravo sovente lungo le strade del borgo o alla domenica messa. Le discussioni su quanto stava avvenendo nello stabilimento, gli scontri con la direzione e le altre organizzazioni sindacali, gli scioperi che scandivano i rinnovi dei contratti di lavoro o eventi particolari della vita sociale e politica del tempo, costituivano un'importante occasione di riflessione e di maturazione cristiana e politica all'interno del nostro gruppo gioco. La comprensione e il sostegno del nostro parroco attutiva
gli elementi di disaccordo e di scontro che talvolta rischiavano di accendersi tra i nostri gruppi e qualche ben pensante della città, scandalizzato dal modo con cui applicavamo l'insegnamento della Bibbia ai fatti concreti del tempo, o per nulla abituati alla collaborazione con militanti attivisti di altri partiti non sempre ben visti in un certo mondo cattolico. Fu in questo contesto che venne a conoscenza dell'esperienza che si stava attuando a Torino, nella parrocchia del Lingotto, in via Valenza, dove da poco si era avviata un'interessante proposta di studio e formazione al presbiterato di giovani provenienti dal mondo operaio. L'iniziativa era collegata con il seminario Vocazione Adulte di Torino. Vi partecipavano altri 5 giovani di varia provenienza e formazione culturale. La proposta mi interessò perché mi permetteva di conservare il lavoro, lo stile di vita e le amicizie acquisite e coltivare nella mia vita non più giovane e coltivate nella mia vita di non più giovane età. Infatti iniziai il percorso di studi per diventare prete a 30 anni compiuti. Questa iniziativa faceva parte del progetto fortemente voluto dai preti operai di Torino, in particolare da Don Carlo Carlevaris, e appoggiato dal vescovo Padre Pellegrino. Il venerdì sera, il sabato e la domenica erano le giornate dedicate alla scuola, alle discussioni in gruppo e alla formazione. Questa priorità non escludeva però altri tipi di impegno, sia nella parrocchia dove risiedevo, sia nel movimento della gioco, che continuava ad essere uno dei miei principali strumenti di crescita sociale cristiana. L'amicizia e un clima di fraterna collaborazione animava tutto il nostro percorso. Il lavoro alle fonderie di Carmagnola non mi impediva di approfondire questa mia ricerca. Mi offriva anzi motivazioni di confronto su quanto stavo maturando a livello di fede e di acquisizione di nuovi strumenti culturali. La formazione teologica durò circa 10 anni. Il Cardinal Ballestrero concluse il mio percorso con l'ordinazione sacerdotale, avvenuta il 19 aprile 1984. Accettò la mia permanenza al lavoro alla Texid di Carmagnola e mi affidò come viceparroco presso la chiesa di San Francesco di Borgo Salsasio. In parrocchia fui accettato con simpatia e curiosità nella mia nuova veste di prete operaio. Mi occupavo soprattutto di giovani, ma mi sono sempre trovato a mio agio anche con le persone di ogni età, adulti e anziani. Lo stare insieme, condividere, ascoltare e aiutare senza riserve di sosta chi mi avvicinava favoriva quel clima di stima e fiducia reciproca che credo ha sempre caratterizzato il mio lavoro pastorale e la mia vicinanza con i compagni di lavoro della catena di montaggio e poi della fonderia. Sapevano che ero diventato prete. Mi salutavano talvolta con bonaria ironia, Don, in particolare quando si riferivano al lavoro che stavamo svolgendo in fonderia, preparare le anime che sarebbero state utilizzate nel processo di fusione. Erano anche queste oggetto del mio impegno professionale più che pastorale. Mi elessero delegato sindacale di reparto, ero iscritto alla FIMCISL, partecipavo agli scioperi, ai volontinaggi e alle varie vicende di cui erano costellate le 8 ore in una grande azienda di quegli anni. La vita popolare del quartiere e le sfide dell'immigrazione che caratterizzava quel periodo erano al centro delle riflessioni, delle attività, delle preoccupazioni quotidiane della mia nuova missione. Dopo 13 anni di permanenza in Borgo Salsasio, fui trasferito nella parrocchia di Borgaro, dove sono stato inviato dove era stato inviato anche Don Michele Sanino. Continuavamo la nostra collaborazione e l'amicizia che da sempre ci legava in una nuova realtà, dando inizio ad un interessante progetto pastorale destinato ad un rinnovamento del ruolo della parrocchia, intesa come fulcro di legami
e nuova appartenenza per le persone del territorio. Il programma, nuova immagine di parrocchia, mi coinvolse parecchio. Mi ritrovavo pienamente in questo concetto di parrocchia aperta sul territorio, attenta ai problemi e ai percorsi familiari e sociali della sua gente, animatrice di incontro, convivialità e festa per tutti. Diremmo oggi quasi in anticipo che quel modello di chiesa è un'uscita proposto da Papa Francesco. Proseguiva intanto il mio lavoro in Texid. Ogni giorno percorrevo 50 chilometri di andata e 50 di ritorno, dalle 6 alle 14, poiché avevo chiesto il turno fisso del mattino, condividendo così amicizie, speranze, fatiche e lotte con i miei compagni di lavoro, mentre il pomeriggio, il sabato e la domenica li dedicavo al lavoro pastorale tra la gente. Il mio orario di lavoro in fabbrica mi facilitava la presenza nella comunità, ma allo stesso tempo mi richiedeva il sacrificio di cambiare settimanalmente i compagni di lavoro e affrontare spostamenti in lavorazioni con nuove mansioni da prendere. Mi sentivo comunque realizzato, operaio e prete, tra la gente e per la gente. Debbo felicemente constatare che anche a Borgaro l'accoglienza verso di me fu ottima. Ritengo di essere stato amico e confidente di molte persone, aiutandole a scoprire un'immagine di chiesa vicina e familiare. Nel 2014 ho avuto un nuovo incarico come vice parroco nella parrocchia di Racconigi, dove svolgo attualmente la mia missione di prete operaio pensionato. Anche qui il mio ruolo principale è la presenza, l'ascolto tra la gente, con l'unica preoccupazione di far sentire un cuore vicino ad ogni persona che mi accosta. Continuo l'esperienza maturata a Carmagnola e a Borgaro senza riserve di tempo, con l'entusiasmo di sempre. Ecco che bello, una vita così. Ditemi se non ti fa venire delle domande. Che cosa devo cambiare? Un testimone. Ringraziamo Beppe che è un testimone, ci ha testimoniato questa voglia di vicinanza, questo Dio vicino alla gente, che condivide la vita con la gente. Ti ringraziamo, Signore, di averci dato questo esempio, questo testimone, e ti chiediamo anche noi di essere un po' testimoni gli uni per gli altri, più con la vita che con le parole. E allora forse anche noi qualche volta qualcuno chiederà che cosa dobbiamo fare.